Ciao a tutti! Benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo il riassunto di una nuova e appassionante puntata di, Beautiful, che vedremo su canale 5 il 10 luglio 2024. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Scopriamo insieme cosa è successo. Nell'ufficio del CEO alla Forrester Creations, Hope non può fare a meno di essere felice per il ritorno di Douglas a casa. Chiede a Thomas se è d'accordo con la sua decisione. Lui ammette che è doloroso, ma crede che sia un passo avanti per risolvere le loro questioni. Steffi arriva e si entusiasma nel sapere che Hope ha deciso di riassumere Thomas come capo designer della linea Hope for the future. Steffi approva la decisione di Hope, sottolineando che deve fidarsi del cambiamento di suo fratello. Thomas le assicura che è cambiato. Hope confida ai due fratelli che anche Brooke è cautamente ottimista. Thomas sa che Brooke non lo perdonerà mai per aver interferito nel suo matrimonio, ma le è grato che supporti la decisione di sua figlia. Steffi scherza affermando che dovrebbe metterlo nelle vendite, ma Thomas attribuisce a Taylor il merito di aver migliorato i rapporti tra lui e Brooke. Hope rivela che Douglas ha approvato il loro lavoro di squadra e che è pronto a tornare a casa con lei. Steffi è felice di sentirlo e suggerisce di contattare il giudice. Hope spiega che gli hanno già lasciato un messaggio. Hope confessa di non ha ancora informato Liam della sua decisione di lavorare di nuovo con Thomas. Liam voleva che Hope rifiutasse questa possibilità, ma lei spiega che ama la sua linea e non vuole vederla finire. Crede che sia positivo per Douglas vederli lavorare insieme. Thomas promette di non deluderla. Ma Steffi dubita che Liam sarà rassicurato dalle motivazioni della moglie. Hope si impegna a trovare il modo migliore per convincere Liam. Nel casa di Brooke, Liam e Wyatt discutono dell'eventuale ritorno di Thomas alla Forrester Creations. Wyatt è stupito che Steffi abbia perdonato Thomas così facilmente, mentre Liam non capisce come Steffi possa aspettarsi che Hope faccia lo stesso. Wyatt assicura Liam che essere un marito protettivo è perfettamente normale. Entrambi concordano che Thomas non dovrebbe avere un posto nella vita di Hope. Liam lavora da casa quando Hope ritorna. Gli racconta che Douglas ha deciso di tornare a casa, il che lo rende felice. Tuttavia, quando Hope rivela che ha deciso di riassumere Thomas come capo designer, Liam è scioccato. Hope gli spiega che, dopo aver ascoltato i punti di vista di tutti, ha cambiato idea. Liam, preoccupato per il loro futuro, Chiede come mai abbia preso quella decisione, ma capisce subito che OP è determinata a salvare la sua linea e per questo farebbe di tutto. Grazie per aver guardato il nostro riassunto di Beautiful. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi episodi. Lasciate un commento con le vostre opinioni e previsioni. Alla prossima!